una manifestazione che riguarda lavoratori e studenti, in particolare i lavoratori meno rappresentati solitamente, quindi lavoratori dello spettacolo, del turismo e stagionali in generale. È una manifestazione che innanzitutto ci tengo a ribadire verrà fatta nel rispetto di tutte le norme Covid ed è una manifestazione che punta a dare una voce in primis agli studenti che spesso nel resoconto di questa crisi non vengono considerati come parte integrante quando in realtà lo sono perché la didattica ci è stata veramente portata via e poi appunto parteciperanno e interverranno i lavoratori di attività che sono state messe in ginocchio da queste chiusure veramente restrittive. Ci saranno degli interventi al microfono e prevediamo di avere un intervento per ogni studente che essenzialmente racconterà appunto la propria esperienza durante la crisi data dal coronavirus, studenti di istituti e scuole diverse tra professionali, licei e tecnici e poi interverrà la campagna contro lo sfruttamento stagionale, USB e la Federazione del Sociale per quanto riguarda i lavoratori. La partecipazione prevediamo sarà più che altro di ragazzi, ovviamente non solo, e questo ci serve anche a ribadire un po' quella che è la questione generazionale, poiché spesso quelli che pagano la crisi sono appunto più giovani. L'appuntamento è in Piazza del Popolo qui a Pesaro alle ore 10 di sabato 14 novembre.